www.gori.com, trovate il link nella descrizione, fateci un salto e buona visione. Bello a tutti ragazzi, ben ritornati da Fausto Giocare, siamo tornati signori sull'undicesimo appuntamento della Palo Challenge. L'ultima volta ragazzi abbiamo messo lui, Kane, Tots, state vedendo un piccolo cambiamento di Benteke ragazzi, praticamente prima era 87, visto che me lo sono andato a vendere e non mi ricordavo appunto che l'avevo qui in questa squadra, fortunatamente avevo trovato anche un Benteke 88, quindi ho messo l'88, alla fine non cambia niente, comunque sempre di forma, quindi va benissimo così. Questa è la squadra che momentaneamente abbiamo, proseguiamo con questa Palo Challenge e vediamo un po' un attimino oggi se riusciamo a portarci a casa più punti possibili per andare a potenziare anche loro, visto che abbiamo tutti quanti oro rari. Adesso ragazzi verranno fuori parecchi Tots, potrebbero venire fuori molti Man of the Match e altre cose varie, quindi speriamo di fare più punti possibili con pali, traverse e via dicendo. Mi raccomando ragazzi, subitissimo un bel like e domani ore 19, secondo appuntamento del Road to Top Brazilian Team con Pele Legend, mi raccomando spacchiamo il tasto del like e partiamo subito con i nostri avversari. Vediamo il primo avversario, che squadra ci pone da... è la Madosca, che esagerazione però che sei. Mo vabbè che io sto con un Tots 94 Kane, ma tu porca miseria stai un po' esagerato. Quindi mo giocherino deve stare proprio attento a quello che piglia, raga. E per forza, mi tocca piappare attraverso a Gogo. Si parte ragazzuoli, vediamo un po' se con questa squadra almeno riusciamo a prendere un po' più di pali o traverse o fare pali gol e via dicendo. Vediamo un attimino, partiamo subito con Ozil. Ancora Ozil, ancora lui. Mannaggia, bello, bello così. Non abbiamo preso nessuno, abbiamo preso il palo, quello dietro la porta praticamente. Dai, Benteke. E taglielo, mannaggia, Lisandro. Li piro sto palo, fa scesa una e campane, fa suona. Guardalo Pedro, guardalo Pedro, guardalo Ozil, mannaggia. Ma che buono, questa ragazzi è una scusa per prendere una traversa. Vediamo se gira bene il pallone. Girato bene, forse un po' troppo. Peccato. Eccolo, eccolo che buono. E prende il palo. Buono così ragazzi. Primo palo per noi. Ancora Pedro. Però mi pare che non era un palo da fuori aria, quindi è solamente un palo interno. Ma va benissimo raga, a noi va benissimo. Bello così, c'è anche il gol con Benteke. Allora, noi abbiamo preso un palo, quindi è rage quit. Allora praticamente abbiamo preso il palo in aria è un punto, la vittoria è un punto e il rage quit, no, rage quit ragazzi, il punto di rage quit non l'abbiamo mai preso, quindi sono due punti per noi. Non c'è nessun punto di rage quit perché non l'ho mai neanche scritto, quindi va benissimo così. Abbiamo il punto del palo e il punto della vittoria, due punti per noi. Vediamo un po' raga il secondo avversario. La prima partita è andata veramente molto bene, buona anche questa squadra ma non troppo. Poi per chi ha un Ramil raga messo come difensore, ha un po' un intruso stranissimo, va, se lo dice lui va benissimo. Anche un centrocampista in difesa, vabbè, ha fatto un po' un miscuglio. Vabbè, siamo ragazzi, si parte con il secondo avversario. La prima partita se l'è subito quittata dopo neanche un gol di Benteke. Ovviamente un palo preso da noi, abbiamo giocato ovviamente quasi da soli quella partita lì, quindi per quello sicuramente se l'è quittata. Però adesso ragazzi possiamo divertire che abbiamo la squadra che è molto ma molto veloce. Adesso sì, guarda qua, guarda che roba, parte subito, parte subito, prova a fare il pallonetto per prendere la traversa o qualcosa ma non va. Vediamo se gira bene il pallone, non gira, non gira per niente bene come dicevo io, no. Attenzione, pallonetto, madonna mia ragazzi, che pallonetto, vedi il portiere fuori dall'area. Ma che bodica fa? L'ho visto proprio fuori dai pali. Ho detto a me tipo gli favo sto tiro alla Swan Nation. Ecco, l'ho ammazzato proprio. Buonissimo. Guardalo Kane. Guardalo Kane. Tiè. Mamma mia, raga. Che roba. Benteke ragazzi, va a segnare 2-0. Purtroppo, sì, ok, tira al volo, bellissimo. Ma non potevamo prendere né pali né traverse perché era... non so come potevo farla, sinceramente. Eccolo, 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 e ci sta! Ci sta la traversa, signori! Traversa, attenzione, due punti per noi, traversa in aria da parte di Benteke. Bello, 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 certo se segnava era meglio di traversa gol, però buonissimo, raga. Mamma mia che vidiozzo oggi proprio che sta uscendo fuori. Eccolo, che buono, ancora Benteke, ancora Benteke.
E prova a prenderlo, raga. Uno diceva, questo si è cagato un gol. No, volevo prendere la traversa, sinceramente. Ne fa un altro gol e non mi interessa, tanto già siamo 3-0. Ma che buono. Ma che buono. 4-0. Ma è bello che, raga, che stiamo fa anche dei gol belli alla fine, con delle azioni molto molto belle. Poi Benteghi al volo qua è una bestia. Mi sa che questo è arrivato l'ora che quitta. Mi sa proprio di sì, raga. E mi sa che anche questo ha quittato. Quindi, raga, abbiamo 2 punti della traversa, un altro punto della vittoria. Quindi sono 3 punti adesso. 2 prima sono 5 punti per noi. Io a sto punto direi di fare un'ultima partita, perché qua, ragazzi, 2 rage quit così dopo neanche 20 minuti di gioco. Facciamoci un'altra partita. Proviamo a vedere oggi addirittura il terzo avversario. Vediamo un attimino. Troveremo qualcuno che almeno non se la quitti nei primi 20 minuti. Non lo so, perché se c'era anche il punto di rage quit ero il miliardario praticamente. Comunque, anche questa è una bella squadra. Vediamo un attimino. Comunque, ragazzi, ad ogni partita, la prima un palo l'abbiamo preso, adesso una traversa. Mo speriamo di prendere un bel incrocio o un bel palo. E si parte. Vediamo un attimino come ci gestiamo questa terza partita. Come si svolgerà questa terza partita. Bello, guardalo mentre che... Guardalo, mamma mia che palo, ragazzi. Mamma mia che palo in aria. Un altro punto per noi extra. Attenzione. Siamo a 6 in totale per adesso. 6 punti in totale per noi. Fermatelo. Fermatelo, ecco, prendiamo il gol. Ma non fa niente, non fa niente. Un altro bel palo, ragazzi. E siamo a 6 punti attualmente, con tutti i punti di prima. Buono, buono, buono. Già. Vai Danieli, vai Danieli. Ozil. Ozil, bello Ozil. Si porta via quasi tutti quanti i giocatori. È buona anche questa. Che c'è sta? Fuori gioco, dai. Eccolo l'errore. Eccolo l'errore. Mannaggia però, dai, oh. Questi sono pallonetti che non potevamo sbagliare. Kane, porca miseria. Eccolo. Eccolo così, ragazzi. E andiamo a segnare il golletto. Che tanto comunque il palo l'abbiamo preso. Quindi puntiamo alla vittoria attualmente. Portiamoci avanti di nuovo con i gol. Madonna mia, stavo a tirare un'altra pezza. Penso che mentre che la porta a sto giro gliela ribartavo. Bravissimo. Bravissimo Danielino. Danielino. Occhio pure Daniele, regà. Pure De Rossi. Non gli manca la fascia di tirà il bombone, come si dice. Bello. Attenzione, eccolo qua, Danielino De Rossi, raga. Ve l'ho detto che Daniele De Rossi non è da sottovalutare. Va a purgare Butland. Oh, Butland. Lo va a purgare proprio, ragazzuoli. Guarda qui, grande giocata. Madonna mia, cioè, gira proprio così. Era imprendibile quel pallone. E dai, no, e dai, sì, e dai. Eccolo, grazie. Grazie. Da fuori aria. È un gol bellissimo. Ma purtroppo, ragazzi, non c'è né palo gol né traversa gol. Un bel tiro da fuori aria. Un bel gol da parte di Pedro. 3-1. Eccezionale. Peccato che non sfiora minimamente neanche il palo. Vediamo un po'. No, purtroppo no. Eccolo qua. Altro bel pallonetto. Ma purtroppo, anzi purtroppo, perché mi dà di purtroppo. Purtroppo non prendo neanche qui la traversa. C'è miseria, oh. Un altro bel gol comunque. Questo ormai facci il portiere come se non ci fosse un domani. Vai. Dai. C'è la puttana. Io non voglio fare gol. 6-1, ragazzi. Purtroppo ormai finite, sono finite le speranze di fare altri punti. Allora, abbiamo 6 punti per quelli che abbiamo fatto prima in questa partita. Con la vittoria siamo a 7 punti per noi, ragazzi. Possiamo usare 7 bei puntoni. E non è male, ragazzi. Anzi, molto, 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 ma molto buono. Con 3 partite, poi, perché tutti i rage quit, tutte cose, le abbiamo rimbambiti i nostri avversari. Ragazzuoli belli di casa, siamo arrivati col secondo Toz. Abbiamo messo proprio lui. Sala, signori, esterno destro, Toz. Praticamente da oro raro a in forma, da in forma. Man of the match, man of the match. Toz, quindi sono 3 punti
dove praticamente ne abbiamo ancora 4 da dover utilizzare, ma abbiamo il secondo tozzo di questa squadra. E amici miei, a grande gioia arriva la prima leggenda, signori, Maldini Legend. Praticamente da oro raro, che era Armero, abbiamo preso un'informa da If Man of the Match Tots Legend. Quindi con i 4 punti rimanenti abbiamo preso la leggenda. Quindi i nostri 7 punti sono terminati, ma abbiamo messo il nostro secondo Tots e la nostra prima leggenda. Quindi una squadra che già, ragazzi, prende vita in un modo incredibile. Signori, questo appuntamento è terminato. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, un bel pollice in su, commentate, condividete questo video. Passate nella pagina Facebook e Instagram, trovate il link nella descrizione. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, non mancate al prossimo appuntamento a vostro giocherigno. Ciao signori!